Tanto buongiorno a tutti, benvenuti. E siamo qua oggi a presentare altri due giocatori di questo nuovo Rimini, insomma, in costruzione. E oggi ce li presenta il direttore sportivo Ivano Pastore. I due ragazzi sono due difensori, e uno probabilmente lo conoscete già perché ha giocato da queste parti per parecchi anni con la maglia del San Marino, Roberto Di Maio. L'altro qui alla mia sinistra è Luca Caccioli, un altro giocatore importante per la categoria, e quindi insomma altri due elementi importanti per la rinascita di questo Rimini. Quindi lascio a loro la parola e penso prima di tutto al direttore sportivo che ci dirà un po' insomma delle trattative di questi ragazzi. Buongiorno a tutti. Sulla presentazione dei nuovi già abbiamo detto tutto, quindi sono Di Maio e Cacioli, due giocatori che, come dissi all'inizio, facevano parte di quel gruppo di 4-5 che avevamo come prime scelte per cercare di vincere il campionato a Rimini, ma in un'ottica ipotetica, si parlava allora di ripescaggio, sarebbero stati comunque dei punti cardine. Devo essere sincero, grazie ai rapporti che comunque ho con loro e con i loro procuratori, non è stato molto difficile. Non è stato molto difficile perché a disposizione gli abbiamo dato una piazza come Rimini, una piazza dove c'è da costruire qualcosa di importante e questo l'abbiamo sempre detto. Loro hanno accettato con grande tranquillità e con grande voglia. Cacioli viene da un campionato vinto a Ancona. Tra virgolette, ha rifiutato di giocare in Lega Pro pur avendo la proposta dell'Ancona di contratto per venire qui ed aprire un nuovo ciclo. Roberto invece Di Maio ieri ha letteralmente stracciato un contratto in Lega Pro con l'Aquila per accettare Rimini, anche avvicinarsi a casa che non fa mai male. Però sa che può aprire un qualcosa di suo personale qui a Rimini e mi ha seguito e questo mi fa piacere. Oggi arriverà anticipo, così dopo magari evitiamo le domande su di me, facciamo parlare loro. Oggi arriverà il portiere 95 Scalese della Primavera del Napoli. Ieri non l'ho detto perché col ragazzo avevamo già un accordo tempo fa, ove mai il Napoli non lo avesse messo in precontratto, in addestramento tecnico. Poi sì, il ragazzo si è fatto un po' convincere con pressioni ad andare in ritiro con il Benevento e fare il terzo portiere. Quando l'ho richiamato, gli ho detto che comunque mi aveva dato una sua disponibilità. Ieri si è fatto in modo che i genitori andassero a prenderlo e adesso è in viaggio, sta venendo qui, quindi nel pomeriggio firmerà il contratto. In questo momento sta facendo le visite mediche anche un 96 che è Brandi. Viene dal Corigliano, ha fatto 30 partite in eccellenza, ex Lanciano Primavera, parte dagli allievi del Lanciano, ha fatto allievi Primavera, poi è tornato giù. Domani verrà Torelli, il 94, e firmerà anche lui il contratto con noi, che si legherà per un anno, quello che dicevo che è un under, ma per me non è un under perché ha già dei campionati sulle spalle. E con il ritiro ci sarà anche un ragazzo che 3 anni fa era nella Primavera del Varese ed era considerato uno dei difensori emergenti, si chiama Samba, vive a Rimini, era il capitano della Primavera di Mangia che perse la finale contro la Roma a Pistoia, nel finale playoff. Ha avuto un problemino il ragazzo, è andato all'estero, ha avuto un problema, si vuole rimettere in discussione, si aggregherà a noi e partirà con noi in ritiro il 24, il 23 sera, 24. Potrebbe essere sicuro anche l'arrivo di un altro calciatore, il problema è che procuratore e calciatore mi hanno detto che sono sicuri, però non hanno firmato, quindi io lo con loro. È un attaccante esterno, no, ma adesso dico anche chi è, perché stamattina dopo che ho finito di parlare con il procuratore mi ha detto devi soltanto essere tranquillo, se ti do una parola è quella, siccome con loro è stato così, mi fido anche dell'altro. Ed è l'argentino Masini che era a Teramo con il Teramo e ad Ischia con il Mister. È stata una richiesta specifica del Mister, un calciatore che ha grande forza fisica, in questi campionati
sempre andato in doppia cifra negli ultimi 2 anni, prima di andare a Martina avrà fatto 33-34 gol, quindi è un altro tassello che dovrebbe, io dico si va aggiungere, però dovrebbe andarsi ad aggiungere a una rosa già ben formata. Arriveranno altri under, si cercherà con il Lecce entro oggi o domani di portare su un terzino destro e una mezzala e vediamo se riusciamo a riaprire uno spiraglio per un portiere che abbiamo inseguito, il quale ieri ha fatto una telefonata per capire se c'erano ancora i margini per rientrare dalle sue idee, quindi che è Mirarco, tanto lo sapete, il ritiro con il Bari, però ha capito forse, non lo so, che sta perdendo una buona occasione e ci può essere la possibilità che faccia dei passi indietro e rientri. Per adesso è questo. Seguiamo altri due esterni, uno di Lega Pro e uno di Serie D, anche lui molto molto prolifici, non sono facili da prendere, anche perché uno adesso è in ritiro sono entrambi in ritiro con le squadre di appartenenza in Lega Pro. Stiamo cercando un terzo centrale, essendo Samba che viene in ritiro con noi, un altro centrale ancora. Terzino sinistro, c'è la disponibilità di una parte della società del Pescara, una parte però spinge per mantenere lì De Nicola, che è un 96 di grandi prospettive. E poi se riusciamo vorremmo prendere anche Moresco del Genoa, che è un 95 che ha fatto 30 partite l'anno scorso in primavera, solo che sta parlando con il Genoa per capire se avrà questo addestramento e verrà qui, oppure se il Genoa lo lascerà libero e verrà. Queste poi sono cose loro. Per adesso credo che sia veramente tutto, credo. Adesso centrocampista centrale abbiamo 3 nomi sui quali, no, le dico, tanto ci ho parlato, adesso li posso dire perché ci ho parlato, ho parlato con loro, li dico. Uno è Borgese del Chieti, ex Perugia, che ha giocato con Cacioli, ha vinto il campionato di Serie D e quello di C2. Un altro è Raffaele De Martino, un ragazzo dell'86 che è stato anche nazionale Under 21, non di Lega Pro, nazionale Under 21 vero, a 100 partite fra A e B. Poi ha avuto un periodo di calo, io riportai a Nocera l'anno che vincemmo il campionato alla C1 e andammo in B. E un altro potrebbe essere Massimiliano Marsili, che è uno che viene dalla primavera della Roma, un 86, che ha più di 100 presenze fra Taranto, non lo so, Nocera, Brindisi, Roma, Cosenza. Sono dei profili relativamente giovani, tutti calciatori forti e tutti graditi al mister. Quindi a questo punto saremo noi a valutare un pochettino, a seconda anche dell'aspetto economico, che è importante secondo me in una società, quale scegliere. Poi interrompo, c'è sempre la sorpresa, io non dico mai nome perché poi magari si aspetta quelli, non arrivano e ne arriva un altro che può essere più forte o può essere meno forte, però questo poi sono cose nostre. Il portiere che arriva viene per giocarsi il posto con il primo, perché come nella mentalità del mister e della società, e come ha confermato Ricchiuti, che è stato il primo giocatore presentato, non vuol dire che qui arrivi, faccio un esempio, Mirarco, che ha 60 partite in D e un 95 giochi titolare. Deve dimostrare sul campo che merita di giocare titolare più di Scalese, che è un ragazzo che viene dalla primavera del Napoli e ha fatto tutto il settore giovanile importante. E poi cercheremo un terzo portiere over da fargli fare da chioccia. Avrà i suoi compiti gli saranno già spiegati prima del suo arrivo, quindi saprà che verrà qui, si metterà a disposizione dell'allenatore, farà crescere i due ragazzi con la possibilità di fare 30-34 tribune, però sa in precedenza che il suo compito è quello. Adesso sono tutti vostri. Verranno 3 ragazzi in ritiro con noi, è stato ripreso, come ha detto il Presidente più volte, Walter Sapucci, penso che sia sinonimo di qualità nel lavoro. Ha indicato i 3-4 ragazzi che secondo lui possono salire con noi in ritiro e verranno. Poi i nomi, oggi abbiamo una riunione dopo le 17, ci dirà i nomi quali sono. E in più verranno
questi tre calciatori in prova, due francesi, un brasiliano, 2,95 e 97, un terzino centrale Mancino, un esterno d'attacco che è 97 e il brasiliano 95 che giocava l'anno scorso in Albania in Serie B. Sono tre giocatori che valuteremo, sono liberi, quindi se hanno qualità e al mister dovessero piacere, noi non ci precluderemo niente. Verranno in giro, non c'è l'intera... Verranno già qui per le visite mediche, perché anche se sono già arrivati i documenti di visite mediche, tra virgolette, liberatorie, anche se poi in Serie D non è che ci vogliono liberatorie, è l'unico campionato dove possono accasarsi senza dover dare nessun parametro a nessuna società, non c'è il TMS, quindi non c'è problema. Poi verranno a Norcecondo in ritiro, li valuteremo in una settimana e poi ci regoleremo. Faremo le prime amichevoli, almeno le prime due, e poi ci regoleremo. Dovrebbe esserci, i nomi non li so precisamente, però stiamo valutando anche, oggi noi sappiamo che facciamo la Juniores, quindi stiamo valutando anche, essendoci dei ragazzi bravi, 96, 97 e qualche 98, stiamo valutando anche la possibilità di mandarli a giocare o in società professionistiche, fargli fare dei nazionali con società importanti, oppure mandarli in Serie D a giocare e fargli fare un campionato importante. Secondo me un 96 che fa la Juniores, se ha qualità, perde un anno. Questa è la verità. Dove ci dirigiamo? Iniziamo da Di Maio. Posso dire neanche in ordine d'età, che sono. Una domanda che con tutti, insomma, di essere pastore che più hai passato, diciamo, con l'Aquila, con l'Aquila, con l'Aquila, con che cosa vi ha davvero convinto a scegliere questa direttiva? Io penso che io con il direttore ci siamo visti un mesetto e mezzo fa, lui mi aveva detto di questa cosa, appena me l'ha detta comunque subito l'ho presa in considerazione, perché Rimini è una bella piazza, una gran piazza, secondo me è la piazza giusta per ritrovare quegli stimoli che magari perdi per strada, e c'è tutto qui per far bene, quindi penso che sia per me la soluzione migliore, tanta voglia, quindi veramente penso ho accettato per quello subito. Sì, sì, io a San Marino ho fatto 4 anni all'inizio, poi dopo adesso sono 7 anni che giro, ho fatto tutto il sud, penso che me lo so fatto tutto, era il momento di riavvicinarmi un pochettino e sono felice di essere qui a Rimini, perché comunque, come ho già detto, veramente mi ricordo quando ha vinto il campionato, che ero qui, c'era tanta gente allo stadio, sarebbe bello rivedere lo stadio in quel modo. Conosci il calciatore per caratteristiche, se è un difensore che si combina bene? Io spero di sì, penso di sì. Penso di sì e spero di sì, tanto non ci saranno problemi. La prima domanda è sicuramente, sono venuto perché il direttore mi ha voluto fortemente, mi ha fatto sentire importante e sicuramente ci ho messo veramente poco a decidere. Ecco. L'unico problema che avevo con l'Ancona, e non lo nego, è che c'è il mister cui sono molto legato, sono stato 5 anni, quindi è stata una cosa un po' difficile sotto quell'aspetto lì. Sotto gli altri aspetti, insomma, la decisione è stata molto, molto semplice. Ecco. Comunque, ancora una grande piazza anche ancora, no? Cioè, è una piazza importante, però insomma il direttore mi ha voluto fortemente, quindi mi ha fatto sentire importante, credo che sia stato quello su cui è stata basata la mia decisione. Ecco. Come si dice la piazza? Facendo tanti punti. vincere non è mai facile, soprattutto il campionato di Serie D, che in pratica deve arrivare solamente primo, perché i playoff contano fino a un certo punto. Sicuramente ha preso soprattutto davanti giocatori importanti, ecco, per la categoria avere giocatori che stai già che parte con 50 gol è importante. Poi i giovani faranno sicuramente la differenza, ecco. Sento, ma mi piace, hai tutti i compagni a fare ancora che hai portato il calcio contro
la realtà, quindi le sfide mi piacciono. Sì, le sfide mi piacciono. Ne ho fatte tante, ecco, di sfide, sono anche sceso in eccellenza un anno dalla C2, quindi le sfide sono belle. Credo che vincere è sempre bello, la categoria non conta, ecco. Ho vinto anche il campionato di eccellenza, è stato bello come vincere la C2, ecco. Credo che stare anche in categorie basse, tra virgolette, e vincere campionati è sempre importante, soprattutto quando riesci a stare in piazze così importanti, ecco. Il difensore centrale, come sarà per gli altri trovarsi in fronte, come tutti che aprono casino di assicurazione? Ma sicuramente saranno problemi degli altri, ecco, noi per fortuna ce l'abbiamo in squadra, quindi sicuramente, come ho già detto prima, il direttore ha fatto un lavoro importante, soprattutto riportando anche una bandiera come Ricchiuti qua a Rimini, un attaccante come Gambino che non ci ho giocato mai contro, ma mi hanno detto che nella categoria forse è il più forte attaccante che c'è. A proposito di gol, entrambi mi piace, avete visto rischietto di Maio ce l'ha molto più di me, ecco, io non sinceramente l'ho un po' perso lui, però di Romagna, poi la vicinanza al direttore, perché mi ha portato fortuna per 2 anni, quindi... Fatte 7 gol in B, ha fatto. È il direttore che mi ha portato bene, ha accettato anche perché. Ma il direttore ti intende se tratti del presidente della società, che viene da un periodo di troppo tempo, no? Se ti dica l'approccio di qual è stato, voglio dire l'inizio. Presidente, mi sembra che sia un presidente che abbia grande entusiasmo, insomma, anche la società mi sembra che faccia le cose molto, in maniera molto organizzata, professionista. Abbiamo fatto la visita a Melio, sono qui tra voi, per esempio ancora non mi è capitato di fare una conferenza stampa, ma anche in altre piazze non ho fatto la conferenza stampa. Mi sembra che insomma ci siano tutte le basi per fare qualcosa di importante e che non sia solo per un anno, ma una cosa continuativa, ecco. Posto? Allora, visto che insomma non avete più domande, come ormai da tradizione diamo a tutti i giocatori il libro Rimini 100, una storia biancorossa, insomma, per farvi capire un po' in che piazza siete arrivati, sono 102 anni di storia adesso e quindi insomma avrete modo di scoprire la Rimini calcistica e magari fare un po' di storia anche voi. Grazie mille. Grazie a voi, grazie. Grazie.